Comunque ci serviva Raiola. Sai che l'abbiamo fatta? Nei video di stamattina, non mi ricordo se sul mio o sul tuo, ma l'abbiamo su entrambi. Detto Capitan Futuro lì. No, è, quello sul tuo. Sul mio, Capitan Futuro, ma non è vero. E serviva Raiola che onestamente non so in quale particolare occasione, ovviamente gli è stata fatta una domanda su De Ligt, presumo, o non so se l'abbia tirato direttamente in mezzo lui, insomma, a tutti questi discorsi, ma ha detto proprio chiaramente è pronto per un nuovo passo e lo pensa anche lui. Può essere interpretabile come discorso o si va bene o male dritti al punto? Io parto da un preconcetto, cioè parlarne oggi è come non parlarne. Però è una bastardata. Sì, allora è un attenti, ve la butto lì. Vado indietro in realtà, dal giorno che arriva De Ligt il mio pensiero è stato ben chiaro, dato che c'è stata inserita una clausola di partenza che partirà da quest'estate, che è oltre i 100 milioni di euro. Il ragionamento è proprio stato, lo paghi 85 oggi, se poi fra 2 anni questa clausola sarà attivata, è normale che va a rischio, no? La partenza del giocatore, era preventivata questa cosa. Quindi è sempre stato quello il rischio. Non dico che dovrebbe andare via De Ligt, perché non è vero, non lo penso. Anzi, stando a quello che abbiamo detto stamattina. Esattamente il contrario. Dico che posso magari comprendere la situazione in cui lui arriva in una Juventus con Cristiano Ronaldo, che vince da 8 anni di fila, con le prospettive di una squadra che investe così tanti soldi sui giovani, e si ritrova dopo 3 anni, 2 anni e mezzo di permanenza alla Juve con una situazione diversa, quindi nella testa di un ragazzo che, ragazzi, l'abbiamo detto anche oggi nelle pagelle, è un fenomeno anche nella mentalità, oltre che sul campo. L'ambizione, cioè De Ligt ieri nella conferenza stampa, che cosa ti dice? Io voglio sempre vincere e mi incazzo se ci sono dei miei compagni di squadra che possano fare gli errori tecnici, ma se fanno errori di mentalità non lo sopporto. Non sono stupito quindi da questa notizia, ma al di là di Raiola, ecco, pensare a un De Ligt che rimane a lungo in questa Juve, faccio fatica un po' a crederci. Se poi la Juventus riuscirà a invertire la tendenza e tornare a essere la Juve, è ovvio che ti dico, De Ligt deve esserci, ma ci dovrà essere anche nelle Juve più scarse, perché io sono innamorato di De Ligt e mi auguro... Io l'ho detto ieri nel post partita, con ovviamente sempre la mia eleganza, io l'ho sempre detto, se De Ligt mi chiedesse il culo io glielo darei, per farti capire quello che è il... Ti dico, non sono a quei livelli, ma mi auguro di vederlo quanti più anni possibili alla Juventus. Devo dire la verità, non sono sorpreso di sentire un De Ligt che vuole fare una carriera davvero forte, perché questo rischia di diventare davvero uno dei più forti centrali di difesa che possiamo ricordarci negli ultimi 15-20 anni. Però la cosa che fondamentalmente fa tirare il culo a me, perché comunque quello che dici tu, senza ombra di dubbio, è giusto, al netto del fatto che comunque ho sempre visto un grande attaccamento di De Ligt alla Juventus, a Torino proprio in generale, quindi io mi auguro che lui in un qualche modo abbia nella testa soprattutto l'idea di rimanere alla Juventus. Una di quelle cose però che non capisco è davvero la necessità. Che cazzo vuole Raiola? È capito, perché sai, fa parte del suo lavoro, bene o male conosciamo un pochino tutti quanti il modus operandi di Raiola, ma già che la situazione non è proprio delle più felici, arrivare comunque dopo una vittoria, comunque un risultato che ti dà un pochino, no? Un'ottima prestazione di De Ligt, che è quella comunque è quasi una costante, no? di questa stagione qui, che ti dice comunque io penso che sia pronto per un nuovo step, e lui la pensa allo stesso modo, dici cazzo. Guarda, ti dico, Raiola, si può dire tutta la più brutta roba che si vuole a Raiola, ma solitamente quando si parla male di Raiola sono offese a livello personale, no? Sono offese fisiche anche, quindi roba al di fuori dal lavoro, ma per quello che è il lavoro di Raiola è uno dei 4-5 più bravi al mondo a fare questo lavoro, quindi è ovvio che non parla mai per caso. Secondo me il fatto che De Ligt abbia parlato proprio ieri ai microfoni e che quindi abbia avuto questa cassa di risonanza maggiore, però spesso gli capita, quantomeno a GTV, sì, però sai, le parole ieri De Ligt ha detto delle parole forti, molto importanti, ha parlato davvero da capitano ieri, cioè, sì. Quando ti permetti, passami il termine, metti certo, tra certo. No, era la realtà. Esatto, quando ti permetti di citare i tuoi compagni e non dico metterti migliore di loro, ma far capire che in questo momento ci sono dei problemi, che non tutti sono allineati sulla stessa lunghezza d'onda mentale di De Ligt,
È un campanello. Ma per Raiola è un assist. Cioè, te ne parlo proprio per questo. Hai visto Dent cosa ha detto? Hai capito quanto è più forte di quegli altri? Anche lui lo sa che è così. E quindi preparatevi. E poi c'è il mercato adesso, quindi io non immagino che andrà via a gennaio. Però che si inizi a muovere qualcosina, penso che sì. Che tra le altre cose, questo senza ombra di dubbio, si è sempre parlato anche di tanti top club per forza di cose, quantomeno potenzialmente interessati a... E tu avevi iniziato a parlare dicendo che arriva, ok, c'è la clausola, va bene, tutto quello che vogliamo, poi però nessuno, no, si sarebbe immaginato ciò che è accaduto negli ultimi 2 anni a livello globale. Quindi qui non si parla, secondo me, neanche di arriva un club e ti paga la clausola. No. E qui sai, comunque, poi magari uno inizia a puntare i piedi, De Ligt, Raiola, magari la dirigenza della Juventus, che comunque arriva bene, non mi sembra molto uno diplomatico, o diplomatico fino a una certa. Qui rischia davvero di succedere un casino, proprio perché Raiola c'era questa voglia. Anche perché di... lo possiamo dire tranquillamente, 4 o 5 giorni fa al massimo Nedved e Raiola erano a cena insieme. È vero. Tutti abbiamo detto, parlano di Pellegrini, parlano di Ken, chissà se parleranno di Pogba. La mia preoccupazione da qualche tempo a questa parte va veramente a De Ligt, sempre. Ogni qualvolta che si parla di incontro Juve-Raiola, Raiola-Juve, magari una parte di noi sogna sempre, no? Nel Pogba, nell'Holland, anche nel Gravenberg, io ci aggiungo. Ma io penso soprattutto a De Ligt, dico la verità. Ma guarda, io invece te ne dico un'altra. Io quest'anno l'ho tirato fuori 2 volte la cessione di De Ligt come ipotesi per il futuro. Una, quando si parla di Vlahovic, perché secondo me l'unico modo per prendere Vlahovic è davvero fare una cessione grossa, grossissima, sull'ordine del centinaio di milioni. E l'altra purtroppo penso sia legata al discorso che abbiamo trattato nel video di oggi. Cioè? Cioè che se arrivi in Europa League viene... No, no, non solo. Allora, quella io te l'aggiungo io. È vero, questa è una terza. Certo. Invece io ti faccio il filo conduttore con Raiola. Mm. Perché... Io non penso che sia impossibile il ritorno di Pogba, proprio perché è un giocatore che va sulla trentina ed è un parametro zero. E la Juventus tante volte ci ha abituato alla cessione di un giocatore con un grande potenziale per poi andare sul nome, no? Pogba Way, te ne faccio una precisa. La partenza di De Ligt e l'arrivo di Pogba a parametro zero, proprio perché Raiola dà e Raiola toglie, non la vedo una roba impossibile. Però, per quanto io ami Pogba e sia fortemente voglioso di rivederlo con la maglia della Juventus, De Ligt è un 99, Pogba è un 93, uno me lo vendi a 100 milioni, l'altro me lo vai via a zero. Diciamo che non pesa la stessa cosa, però potrebbero essere inizi di discorsi della serie. Ragazzi, De Ligt vuole andare via, ve lo devo portare via. La Juventus dice, sì, ma noi lo vogliamo. E allora io ti sposto Pogba, che lui magari eventualmente è disposto a tornare a Torino, liberi spazio salariale con 8 milioni di Ligt, che sono soldi. Anche se preferiremmo magari liberarli con Ramsey, Rabi e quant'altro, però so, certo. Però no, capisco. Raiola ti fa il discorso. Ovviamente lui te la presenta a modo suo. Pogba ne vuole 12, basta aggiungerne 4 ad Ligt e ti do anche 100 milioni. Ed ecco che lo stipendio di Pogba salta fuori. Eccolo lì. Decreto crescita. Decreto crescita, se ci sarà ancora. Ed eventualmente aggiusti un reparto, il centrocampo, che da sempre ti dà problemi, però poi dietro c'è la coperta corta dietro. Ma Raiola è fatto così, cioè se la Juventus continua a fare questi affari con Raiola, ma guarda solo Ken, che ti serviva per forza un attaccante negli ultimi 3 giorni, va bene, ti do Ken, perfetto, te lo faccio spostare, ci riesco, ma pigliati Yattare. Lo sappiamo che è così, cioè è la storia più vecchia del mondo, quindi io non sono completamente distaccato dall'idea può tornare Pogba, però il può tornare Pogba secondo me pesa tanto in direzione di altri lead, cioè la partenza di De Ligt, quindi secondo me è un collegamento che si può fare, tanto stiamo parlando del niente, però quando parla in un certo modo Raiola è niente ma non troppo. No, certo, non parla mai a caso. Non parla mai a caso e ma dai, se tu vuoi rimanere... La possibilità c'è, come ha fatto Nedved, diciamo, come ha fatto Hamsik anche tra le altre cose. Come ha fatto Bernardeschi di recente, come ha fatto Romagnoli di recente, che hanno cambiato procuratore entrambi. Quindi la possibilità c'è, allo stesso tempo però, dopo una vittoria, Natale alle porte e quant'altro, tra arriva Raiola che dice frasi del genere, dici cazzo. Matthijs, ti ho sentito ieri parlare, un ottimo italiano che si può aggiustare, ci vogliono altri 2, 3, 4 anni di permanenza a Torino per aggiustarlo bene. Diciamo anche 15.
Sì, ci vuole una ventina d'anni per essere madrelingua, quindi dai, pensaci te una ventina d'anni a Torino. Tirar sulla Champions lì, dai, ti dà la fascia. Tiraci sulla Champions lì. Sì. Guarda, voi, ecco, bravo, anche perché voi fateci sapere la vostra per quanto sia possibile, anche se bene o male il 95% dei commenti più o meno credo sarà lo stesso, a ragion veduta. E nulla, doveva essere un giorno di festa, eravamo appena tornati da un pranzo delizioso, com'è che si chiama quel posto? Ma chi si ricorda? Vabbè, comunque in Sardegna, molto buono, arriva Raiola a rovinare tutto, stranamente. Ringrazio ancora Lucone. Grazie Raiola. Bastardo. Dato... È lì, non offenderlo che ci sta ascoltando. Mm. Ciao Mia. Ciao ragazzi. Ciao.